Salve ragazzi, io sono Delsin e vi do il benvenuto nel primo episodio di Dying Light. Spero che questa tipologia di gameplay vi piaccia e direi di non perdere altro tempo ed iniziare una nuova partita. Allora, ci troviamo qua Pod su attivato. un Inizia debriefing. elicottero. Omicidio ad Arran. Informazioni sul caso. Kadir Suleiman. Un politico locale assunto per mantenere l'ordine dopo l'inizio dell'epidemia. Suo fratello Hassan morì in un incidente collegato all'epidemia prima che potessimo evacuarlo. Suleiman ha incolpato il GRE per la morte di Hassan. E ha rubato un file segreto che ora usa come merce di scambio con il GRE, con l'ordine di renderlo pubblico nel caso a lui accada qualcosa. Informazioni sul caso. Il file rubato. Lancio tra 10 Il secondi. file illustra il processo incompleto per preparare una cura contro il virus. L'utilizzo del processo attuale produrrebbe una sostanza altamente tossica. Ora! Nel file è anche descritta la struttura del virione. Ogni tentativo di utilizzo provocherebbe la perdita di molte vite. Ok, quindi ci Deve siamo essere lanciati da recuperato. questo aereo. Ulteriori informazioni. Situazione attuale. E questa è la Suleiman nostra ha inviato il missione. file a un complice a noi sconosciuto, con istruzioni di renderlo pubblico quando riceverà l'ordine. Wow, In però la risposta stiamo città disturbando le è comunicazioni abbastanza della città per grande. impedirgli di rendere pubblico il file. La tua radio ti permette di comunicare nonostante i disturbi. La tua vita dipende da essa. Non perderla. Nel frattempo Suleiman è sparito e agisce con un nome diverso. Riteniamo che ora sia a capo di una delle due fazioni che operano nella città. Ripeto, devi trovare Suleiman e recuperare il file rubato, altrimenti l'umanità potrebbe essere colpita da una catastrofe senza precedenti. Ok, quindi dobbiamo recuperare questo file che ha in mano Suleiman, mi sembra. E dobbiamo farlo perché appunto c'è questa epidemia che ha colpito la città. Noi siamo appena atterrati. Io ragazzi non mi sto muovendo, questo è tutto un filmato. Siamo fatti abbastanza male. Te l'avevo detto che non era un lancio normale. C'è Rompetegli qualcuno? le gambe e portatelo da Raessio. State indietro, tutti quanti! Fermo, i rumori forti li attirano. Ma che quello da... lo sapevo, l'ho visto che si stava spostando, bastardo. Ah, ci stanno facendo molto male. Ok, l'abbiamo ucciso. Indietro, Mi sto ritiriamoci! sentendo. Mi sto sentendo. È colpa dell'infezione. Eccolo, merda, andiamo via. Ci ha dato un morso. Cioè, ci ha morso il Forza, braccio. dobbiamo muoverci. Ce ne dobbiamo andare assolutamente. Via, via, Andiamo via, via. via dalla Questi chi strada. sono però? Aspetta. Prima il tizio nelle cuffie ci ha parlato di due fazioni in questa città, quindi suppongo siano queste due. Madonna. Aprite la porta. E lui? No, poverino. Si è sacrificato per salvarci. Noi siamo stati morsi, ragazzi. Cioè, noi siamo infetti, mi sa. Torre, qui Jade. Preparate l'infermeria. C'è un tipo con una ferita alla testa. E un morso sul braccio. Oh, merda! Amir è ferito! No. Amir è morto. Sto portando qualcuno che potrebbe anche sopravvivere. Uno dei nostri. Non lo so. Wow. Figo. Ragazzi, voglio subito giocare, voglio subito vedere come si svolge questa storia. Allora, ci troviamo alla città di Arran. Premi X per continuare, perfetto. Ho già la pelle d'oca, ragazzi. È un No, daglielo tu! gioco. Hai paura? Non ho affatto paura. Allora Ci sono dei daglielo! bambini. Ha aperto gli occhi! Cosa? L'ha fatto di nuovo! E se fosse uno zombie? Zombie! Zombie? No, non siamo zombie, mi sa. Non saremmo coscienti se fossimo zombie.
Ci possiamo muovere, perfetto. Madonna, però, la sensibilità. Allora, questa è la nostra stanza, giusto? Usa L per muoverti e R per guardare, sì, insomma, i soliti comandi per PlayStation. Qua c'è un ventilatore che stranamente funziona nonostante ci sia un'epidemia e suppongo l'elettricità dovrebbe mancare. E guardate fuori, c'è tutto distrutto. Bene. Sentiamo ancora i bambini che stanno scappando da noi. E ci sono dei Dormi 3 giorni sopravvissuti. come un cadavere e ora ti metti a spaventare i bambini. Ottimo inizio, 31. Perché Dove mi 31? trovo? In paradiso, non vedi? D'accordo, basta con le chiacchiere. Vai alla stanza 190. Il capo ti dirà tutto. Perché mi hai chiamato È 31? Chiedilo al appunto. capo. Dobbiamo andare alla stanza 31, è il tuo numero. 190, 31. Come hai detto? Il tuo numero. Sei la 31esima persona che ha contratto l'infezione. Ah, quindi siamo Io stati sono la morsi. 18esima. Qui si conta tutto. Una dose di antizim in meno, un contagiato in più. Un altro runner andato. Un altro runner andato, suppongo stia parlando del ragazzo che si è sacrificato per Via, salvarci la vita. qualcosa di questo tipo. Sta zitto. Sta zitto un corno. Ora lo prenderà lui, l'antizin di Amir. Ma che stronzi, parlano male di noi. E tu? Sto cercando il capo, è lì dentro. Ah, tu devi essere il 31. Entra. Oh, ancora questo 31. Va bene, entriamo. Capo? Dove si trova? Ah, eccolo qua. Suppongo sia lui. Hey, bro. Ehi, cerco il capo. Non sei tu, vero? Ti sembro troppo giovane, non ti sta bene la mia età. C'è la No, io vocina. so che volevi parlarmi. Così va meglio. Ricordi qualcosa? Sai dove ti trovi? Credo che questa sia una specie di rifugio, no? Lo chiamiamo la torre. Brecken e i suoi runner se ne sono impossessati un paio di mesi fa, e da allora questa è casa nostra. Recuperiamo rifornimenti, cerchiamo materiali e salviamo la gente. Sì, volevo ringraziare quella ragazza. Bravo, se non fosse per lei, ora staresti rosicchiando la tibia a qualche poveraccio. A proposito, il tuo antizen è andato perso. Jade è riuscita a salvare soltanto la tua Quella radio. era la nostra Sì, radio. posso riaverla per piacere? Credo che serva più a me che a te. Amico, ti sbagli di grosso. Ok, prenditela. Sai perché i runner rischiano la vita? Per salvare quelli come te. Ti prendi l'antizin destinato a qualcun altro e non condividi con noi la tua attrezzatura. Effettivamente hai ragione. Guarda, non ho tempo per i tuoi capricci. Ho perso il contatto con uno dei nostri per colpa di questo schifo di radio che abbiamo. Senti, fammi una cortesia. Non voglio più vedere né te né la tua preziosa radio. Quindi vai a renderti utile altrove. Alla torre non c'è posto per gli scansafatiche. Ehi, ti sbagli. Non sono uno scansafatica, io. Ehi, capo. Lascia perdere. Il tipo di cui ti ho parlato è al 31° piano. Forse è rimasto intrappolato da qualche parte. Torna più tardi. E comunque non sono il capo. Troppo giovane, no? Sono Rahim. Il boss è Brecken. Brecken, che mi sa che non è presente in questo edificio, visto che doveva trovarsi qua e non c'era. Non Comunque, sono uno scansafatiche. cerca il Cosa dici superstite al lo zombie? 31° piano. Ok, dobbiamo andare al 31° piano. Però qua le scale sono bloccate. E qua tutto distrutto, madonna. E ragazzi, la cosa bella è che noi in futuro potremo attraversare tutta questa città. In mezzo agli infetti, ovviamente. Certo che Dove credi di tra. andare? Al 31° piano, a cercare delle cose per Rahim. Al 31°? Cazzo, non sarà una passeggiata. Perché? Ma qui ognuno deve fare la sua parte, dico bene? Sì, suppongo. Cos'è questo, un ascensore? Esatto, un ascensore. Stavo dicendo che tra l'altro, tra The Last of Us, Dying Light, sto portando parecchie serie in cui ci sono gli zombie. Questa cosa mi piace, ragazzi. No. Santo cielo, quanta gente è morta qui. Chissà che puzza di cadavere che ci sarà qua dentro. No, non guardare. Meno male che vuoto sto passeggino. Madonna, è pieno di sangue, di mosche, che schifo. La radio. Parla Crane. Sono 3 giorni
minuti che aspettiamo il tuo resoconto, Crane. Che cosa è successo? GR. Ho perso la radio, ma tranquilli, nessuno sa chi sono. Non ho ancora visto il leader della torre. Non posso confermare la sua identità, sto provando a inserirmi. Ricevuto. Non abbiamo molto tempo, Crane. Non dimenticarlo. C'è dell'altro, sono stato morso. Non mostro alcun sintomo, ma qui mi hanno detto che sono infetto. Allora ti conviene procurarti dell'antizina. Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno che sta chiedendo il nostro aiuto. Ma quindi non ho capito, siamo... Oh, bello, un'arma. Non ho capito, siamo degli infiltrati in questa torre. Allora... Oddio. No, raga, io mi sto cagando addosso. Apri questa porta. Merda! Oh! Madonna, che schifo. Apriamo questa porta. Mi sono tagliato mentre cercavo di allontanarlo. Oh. Oddio. L'hai ucciso, non è vero? Maledizione! Quello era mio fratello. Non volevo vederlo, per questo sono venuto qui. Sta tranquillo, va tutto bene. Adesso cerco aiuto. Ahim, sono Crane. Mi trovo al 13° piano. Ascolta, il tuo amico è rimasto gravemente ferito mentre sfuggiva a uno zombie. Merda, 31, sei andato a cercare Mark. Ma com'è la situazione laggiù? Tutto tranquillo ora. Va bene, non muoverti. Faccio scendere Lena. Questa porta è chiusa. Stanno arrivando, diciamo, i soccorsi, penso. Non muoverti. Lena sarà qui da un momento all'altro. Devi trovare delle garze e un po' di alcol. Usali insieme per fermare l'emorragia. Ti prego, fai presto. Cerca di stare calmo, ok? Torno subito. Dobbiamo aiutare questo poveretto con tipo delle garze. Ma non sono qua le garze, siamo in bagno. Probabilmente no. Comunque, allora, premiti angolo per accedere... Per accendere o spegnere la torcia. Perfetto, ma non ci serve in questo momento. Qua cosa c'è? Pezzi di metallo, prendiamoli. Allora, accendiamo la torcia che si vede poco. E qua? Nastro adesivo. Questa porta è ancora chiusa. Tra l'altro, ragazzi, guardate. Qua c'è il simbolo. C'è il simbolo. Si vedono delle tracce di mani. Per esempio queste sembrano... Questa sembra la mano sinistra. Si vedono 5 tracce di dita. E anche qua si vede un'altra mano. Quindi probabilmente qua dietro si nasconderà qualche infetto. O forse no, non lo so. Allora, chiodi. La torcia la possiamo anche spegnere. Tanto non è come Outlast che si consumano le batterie. Penso, spero soprattutto. Qui invece ho alcol finalmente. E ci servono invece le garze, che non ho ancora trovato. Oh, finalmente. Beh, garze. Questo è tutto ciò che ha chiesto Mark. Vediamo se funziona. Ok, io volevo però esplorare ancora qua e vedere cosa c'era. Per esempio una lattina. Nell'armadio i pantaloncini. Cosa sono? Tipo dei jeans. E nient'altro. No. Elementi elettronici. Però basta. Allora, premi pad per accedere al menu progetti. E dobbiamo fare... Dobbiamo craftare un kit medico. Creazione. Fatto. Kit di soccorso. Andiamo da Mark e diamogli questo kit. Ciao. Tieni. Madonna, che ferita. Bene, chi è ferito? Sta sanguinando parecchio. Vediamo un po'. Garza e alcol, eh? Primitivo, ma dovrebbe funzionare. D'accordo, grazie. A lui adesso ci penso io. Ok. Perfetto, allora. Molto bene, numero 31. Grazie, grazie. Parla con Rahim. Lascia perdere, non è importante. Voglio solo restituirvi il favore. Va bene, vieni da me. Dobbiamo parlare del tuo ruolo nella nostra organizzazione. Ok, dobbiamo andare a parlare con Rahim. Prendiamo ancora l'ascensore e scendiamo. Perfetto, siamo tornati. Andiamo a parlare con Rahim, che dovrebbe trovarsi ancora qua. È qui.
No, da questa parte. Ok, era qua. Ok, tutto fatto. Non è stato difficile. Che altro posso fare per te? Beh, fammi pensare. Rahim, sei una persona intelligente e pericolosa. Omar mi ha detto della tua idea per il nido. Cariche esplosive, davvero? Non ho mai parlato di esplosive. No, pianta. La si vede lontano un miglio quando menti. La mia idea funzionerà. Davvero? Pensi di essere immortale? Ma chi sei, mia madre? No, e lo sai, nostra madre è morta. Cerca di essere più gentile con me, sono l'unica famiglia che ti resta. Specie ora che Amir non c'è più. Tu sei la sua Jay, sorella? Giusto. Volevo ringraziarti per ciò che hai fatto per me e dirti che mi spiace molto per la tua perdita. Ti devo la vita a te e ad Amir. Già, è vero. Vuoi ricambiare il favore? Fai in modo che quell'idiota di mio fratello non si ammazzi. Niente esplosivi, Rahim. Incazzata la sorella. Ok, allora parliamo con lui. Allora, può bastare così? Posso parlare con Brecken adesso? Innanzitutto vai a metterti dei vestiti puliti. Li troverai nella tua stanza. Perché puzzo di merda? I miei non vanno bene? Ti serve qualcosa di più adeguato, ordine di Brecken. Chiamami dopo che ti sarai cambiato. Ok, andiamo a metterci lo smoking. Indossa gli abiti da runner nella stanza 194. Stanza 194, quindi è questa. Vestiti puliti. Ah, oddio, c'era veramente lo smoking. Fa niente. Allora, mi devo mettere una maglietta gialla. Fa niente. Vestiti puliti, perfetto. Sono pronto, ora possiamo parlare. Dov'è Brecken? Non così in fretta, amico. Se vuoi guadagnarti un posto tra noi, dobbiamo scoprire cosa sai fare. Cioè? Vai alla palestra. Alla palestra. È al piano più alto, appena un paio di rampe più su. Allora, la palestra. Perché c'è una palestra al piano più alto? Apri.